questo non può non avere delle conseguenze psichiche profonde, insomma, no? E in Kierkegaard di nuovo è assolutamente certo che la salvezza è fuori del mondo, in un'altra dimensione, non nel mondo. Il tutto parte dal no, non è vero che ciò che è reale è razionale, ma, ripeto, per Hegel questo significava che ciò che è reale è comprensibile, quindi ciò che è reale è razionale, non ha nessuna giustificazione del reale. Significa semplicemente che chi va dicendo che gli uomini non possono capire il mondo in cui vivono, dice balla. Ciò che è reale e razionale è una dichiarazione ferma di ateismo e di materialismo, come in Hegel si trovano a mani basse, per dirla romanescamente. Ora, riguardo a Dostoevskij, noi abbiamo scelto come lettura un piccolo libro, Le memorie del sottosuolo. Alcuni l'hanno letto di più, alcuni l'hanno letto di meno, io credo la prossima volta ne parleremo direttamente di questo testo. Questo testo è di grande importanza perché qui noi troviamo una proposizione di questo genere. Questa scelta devi fare perché è quella utile per te, ma proprio perché è utile per me non la voglio fare. Ovvero, non sono una macchina. Rifiuto di appartenere ad un mondo in cui l'utile è la regola. Voglio un mondo in cui la persona si esprima anche al di là dell'utile. Voi capite che tutto questo mette Dostoevskij in forte contraddizione con la Pietroburgo dell'epoca, che è già una città capitalistica estremamente sviluppata. Ma con questa posizione Dostoevskij porta avanti un motivo importantissimo, e cioè quello della soggettività. Io non accetto di far parte di un meccanismo per cui si dà per ovvio che io faccio questa mossa per questo o quest'altro motivo. No, intervengo io con la mia volontà e dico no, non la faccio. Ecco, un aspetto importante per lui è recuperare da Dostoevskij questo senso della soggettività all'interno del marxismo. E guardate che questo, per chi abbia presente un Marx letto in stretta connessione con Hegel, sembra un problema strano, ma se si tiene presente il marxismo della terza internazionale, stalinista, eccetera, allora ci troviamo di fronte a una costruzione di pensiero meccanicistica, dogmatica. E Lukács è contro di questo. E scrive da giovane, Storia e coscienza di classe. L'Internazionale Comunista, allora diretta da Stalin e Bukharin, critica questo testo. E noi abbiamo saputo per decenni che Lukács non ha mai risposto a questa critica. Il che era una balla, perché lui ha risposto a questa critica pubblicando un libretto in cui attacca, non si difende dalle critiche, ma attacca. Voi non seguite Lenin. Voi siete i servi di Stalin e di Bukharin, voi con Lenin non c'entrate più niente. Siccome questo avviene, dico, nei secondi anni venti, voi capite che è anche pericoloso dirlo un po', e infatti i comunisti hanno taciuto l'esistenza di questo libro.
Non ne hanno parlato per decenni, fino a 2 anni fa, quando in Francia è stato finalmente pubblicato. 2 anni fa? Eh? Ora, appunto, a Luca ci interessa riprendere da Dostoevskij questo senso della soggettività. Perché non è mai vero che posto A e posto B allora deriva C. No, può derivare C primo, C secondo, può derivare B, può non derivare nulla. La storia non è un'operazione, verrebbe da dire un'operazione matematica, se non si sapesse che anche la matematica è molto incerta, ma almeno fino a qualche secolo fa si pensava che la matematica fosse il mondo della certezza. Allora, tenendo presente questo, dico, la storia non è un'operazione matematica. Ora sappiamo che è piena di incertezze, quindi a me non vale più. No, la storia implica la soggettività cosciente che interviene, che si pone degli obiettivi, che capisce la situazione, che si dà gli strumenti per raggiungere gli obiettivi. Anche per sbagliare. Può porsi degli obiettivi che sono errati, può sbagliare negli strumenti per realizzare quegli obiettivi. Quindi la storia implica appunto questo maggior, come dire, questo maggior disordine che è dato proprio dall'intervento della soggettività. Evidentemente. Ora, io sto quasi per concludere in modo che poi lo discutiamo. Ora, voi sapete che fa parte di una tradizione abbastanza recente, ottocentesca, quella dell'artista che è malato, che è drogato, che ha una deficienza fisica, che può avere, che può essere tubercoloso. È interessante che questo capita quando la letteratura diviene espressione di una società che già sta in putridente. Un esempio è facilissimo. Balzac, quello che parla dei giornali, è quello su Illusioni perdute, lì. L'Illusioni perdute di Balzac. Se voi vedete quel libro, vedete la descrizione della società francese, che maledettamente è simile alla nostra, e quindi come tutto il mondo sia malato. Ma malato perché è malata la società. E allora ecco che non è un caso che personaggi come Goethe, come Tolstoi, questi non siano malati. Tolstoi ha vissuto lungamente, Goethe ha avuto grandi successi in vita, ha avuto un sacco di donne, e perché mi fa una rabbia terribile, e non era una fatta malata, c'era un sano e robusto. Ma se voi andate a confrontare la pagina di Tolstoi con la pagina di Dostoevskij, voi vedete che proprio quello che manca è questo senso della crisi, questo senso del disfacimento del mondo, dei rapporti sociali, familiari, eccetera. Questo ha anche delle conseguenze fisiche, oltre che mentali. Consentitemi di leggere, questa è l'ultima cosa. Un testo che vi pregherei di fare attenzione a un paio di parole. Il testo è tratto da un'opera.